complimenti doverosi, complimenti di rispetto, complimenti istituzionali. Noi ci aspettiamo un Presidente della Repubblica vicino al nostro mondo, perché non è solo, diciamo, secondo me il mondo dello sport, ma il mondo dei valori, il mondo dei giovani, il mondo della speranza, il mondo che può risolvere alcuni problemi del paese, sociali, occupazionali, e quindi siamo felici di un Presidente della Repubblica che è stato eletto, soprattutto quindi abbiamo un riferimento istituzionale che per noi sarà indispensabile.